Prime giornate da neo biancazzurri per Mirko Valdifiori e Stéphane Omeonga, i due nuovi centrocampisti del Pescara, al lavoro al Poggio agli ordini di Massimo Oddo, ma prosegue senza sosta il lavoro dei dirigenti biancazzurri perché la rosa è ancora decisamente incompleta. Nell'ambito dell'operazione Zappa in arrivo dal Cagliari l'attaccante colombiano Damir Seter, che nei prossimi giorni inizierà a lavorare con i nuovi compagni di squadra. Percorso inverso per Gabriele Zappa, per lui quella di oggi è la giornata delle visite mediche con la società isolana. Zappa lascia un vuoto che a brevissimo sarà colmato dal ritorno di Francesco Zampano, giocatore che il meglio lo ha dato con Oddo in panchina proprio nel Pescara e che lo stesso Oddo volle con sé nella sua esperienza in Serie A ad Udine. Il tecnico pescarese spinge per riaverlo e dopo aver trovato l'intesa con il calciatore, il presidente Sebastiani cerca quella con il presidente del Frosinone Stirpe, che sulla questione ha chiarito che la formula può essere quella del prestito biennale con obbligo di riscatto a poco meno di 700.000 euro. L'affare a breve dovrebbe andare in porto. Se Zampano e Balzano costituiranno il binario di destra, ora il presidente Sebastiani e i direttori Repetto e Bocchetti cercano un uomo per la corsia mancina da affiancare a Masciangelo. Il sogno è Bruno Martella e anche nel suo caso si tratterebbe di un ritorno, ma non è facile arrivarci, visto che il laterale di Pineto ha altri 2 anni di contratto con il Brescia. La società biancazzurra poi smentisce di essere vicina ad Antonio Porcino, in uscita dal Livorno. Non c'è stato mai interesse verso il laterale labronico. Per quanto riguarda la questione centrali, il Pescara ha al momento Drudi e Scognamiglio e finché non ci saranno innesti, entrambi non saranno lasciati andare. Drudi ha già l'accordo con la Ternana e anche Scognamiglio ha richieste in Serie C. L'obiettivo principale è Gabriele Angella dal Perugia, ma il Pescara continua a guardare con interesse ancora a Frosinone, che vuole sottoporre a restyling la propria rosa. Marco Capuano, un altro ex, e lo sloveno Luka Krajinc restano monitorati dagli uomini di mercato del Delfino. Intanto un altro ritorno è vicinissimo, quello del figlio d'arte, il difensore centrale Filippo Dellicarri, che è prossimo ad arrivare in prestito dalla Juventus, al pari del trequartista Manolo Portanova e del portiere Mattia Del Favero, che sarà il vice Fiorillo. Per la mediana il principale obiettivo è ora Fabio Maestro, di proprietà della Lazio, che lo scorso anno ha girato il giocatore in prestito biennale alla Salernitana. Si sblocca invece la trattativa per Alessio Riccardi. Nelle ultime ore sembrava che il talento della Roma potesse andare al Napoli, rientrando nell'operazione Milik. Invece oggi scambio di documenti tra Pescara e Roma e a breve Riccardi lavorerà per Massimo Oddo. E poi l'attacco, il reparto che più agita i pensieri dei tifosi. È stato fatto un sondaggio per Samuele Longo dell'Inter, ma i sogni del Delfino sono due, Federico Dionisi e Gennaro Tutino. Il primo ha ancora un anno di contratto col Frosinone, che è disposto a cederlo, ma non a zero. Il Pescara ci pensa, ma non ha ancora avviato una vera e propria trattativa. Tutino è stato richiesto al Napoli, sembrava irraggiungibile e invece il Pescara può sperare ancora. La Salernitana e il Lecce sembravano in pole, ma non hanno ancora chiuso e se ciò non dovesse accadere nei prossimi giorni, non è detto che l'amichevole di venerdì al San Paolo del Pescara contro il Napoli non possa essere il giorno giusto per un nuovo incontro tra le parti e per magari sferrare l'affondo decisivo.